E poi diciamo anche dopo la campagna elettorale che il governo che arriva è stato il peggiore. E poi dopo ci riarrabbiamo e facciamo la campagna elettorale peggiore e ricominciamo così, come in un infinito loop temporale, dove cambiano i protagonisti ma rimane sempre lo stesso esito. E allora il voto di domenica non è che questo. Vogliamo interromperla questa storia o vogliamo andare avanti? Vogliamo riconoscere che c'è un destino comune che lega le persone che sono democratiche, europeiste, che hanno un'idea chiara sui diritti, sulla centralità della cultura, che queste persone sono state disperse per anni in schieramenti diversi? Possiamo affermare domenica che per una volta non voteremo contro l'italiano alla nostra destra o contro l'italiano alla nostra sinistra, ma per l'italiano che è davanti a noi?